andiamo dentro al bagno. Io non voglio lavarmi i denti. È importantissimo lavare i denti, piccola Ninna, mattina e sera. No, solo la mattina. Anche la sera dopo cena. Dai, andiamo. Io non arrivo a lavarmi i denti. Allora dammi un secondo che ti vado a prendere una cosa che ti farà essere un pochino più alta. Io non voglio essere alta. Falsacchiotti, è ufficialmente arrivato in tutte le edicole l'album di figurine di Ninna e Matti. Completalo tutto e vinci una merenda con noi trovando uno dei 30 cornetti d'oro. Buona fortuna. Eccolo qui, guarda un po', uno sgabello. Mettiti sopra così sarai alta come me. Ok. Siamo alti uguali adesso, piccola Ninna, sei contenta? No, io non voglio lavarmi, io lavare no. È importantissimo, che per caso vuoi puzzare? Sì. No, non devi puzzare. Vabbè, senti, allora dammi intanto questa. No, bambola. No. Ma te la devo tenere io, se no si bagna. Vuoi far bagnare la tua bambola? La metto qui. Ok, va bene. E adesso laviamoci le mani. Buongiorno mondo! Oggi è un nuovo giorno per farsi belle. Come prima cosa, chiudiamo la porta così mio fratello non entrerà. Come seconda cosa, è bene iniziare la giornata con un bel sorriso, ma non troppo perché sennò poi vengono le rughe, e una bella maschera di bellezza da mettere su tutto il viso. Ci metterò un po'. Ok, perfetto, una bella maschera per incominciare bene la giornata. Non potrei vivere senza le mie maschere rigeneranti. Ottimo, ora devo aspettare solo 10 minuti e 20 secondi e poi la mia pelle sarà perfetta. Ed ora il momento più bello della giornata, il secondo momento più bello, quello di pettinarsi i capelli. Dovete sapere che i miei capelli sono preziosissimi, infatti tutti li chiamano fili d'oro perché effettivamente hanno il colore dell'oro. E quindi devo iniziare a pettinarli così, proprio uno per uno, minuziosamente, senza strappare neanche un capello. E devo anche controllare se ci sono le doppie punte. Vediamo un po'. No, che c'è? Devo andare in bagno. Ok, un attimo, devo finire. Uno per uno. Che belli questi capelli, io li adoro. Che c'è? Hai fatto? No. Sbrigati. Mio fratello rompe sempre di mattina, deve entrare in bagno anche lui, ma io non ho finito. Ah, e poi canto anche una canzone ai capelli, sentite. Crescete, crescete capellini, voi siete così carini, vi amo, vi adoro capellini, capellini, capellini. Basta! Non fare pipì, quanto sei brutta. Oh, sfrutterò il momento pupù per vedere quali sono le notizie di oggi e leggere il mio giornale. Diamo un po' un'occhiata. Questa è la classifica dei libri più venduti in Italia oggi. E abbiamo... wow! In questa settimana il libro più venduto si chiama Ninna e Matti, il portale magico. Non ho mai letto questo libro. Ma chi sono Ninna e Matti soprattutto? Voi li conoscete? Scrivetelo nei commenti. Poi abbiamo molti libri interessantissimi. Ad esempio uno che si chiama L'inverno dei leoni. Che cosa significherà mai? Ah, adoro leggere i libri mentre faccio la popò. È così rilassante. Rilassantissimo. Caro, sei in bagno da mezz'ora. Io devo pulire. Pulirò con lui. Mi diceva: prima di lavare il tuo corpo, purifica l'ambiente. E così io da 70 anni, prima di lavarmi, pulisco tutto il bagno. Così poi, con l'ambiente purificato, posso lavare il mio corpo. Sapone sulla mano, anche sull'altra. E ora cosa devo fare? E adesso apriamo l'acqua e metti le mani sotto. Inizia a sfregare. No, non così. Non so come si fa!
Allora ti do una mano io. Devi fare in questo modo, ok? Ok. Bravissima Ninna. E ora che hai lavato le mani le devi asciugare. Va bene. Asciugale su quell'asciugamano. Va bene papà. Ma io non sono un asciugamano. Basta, cosa stai facendo Ninna? Ninna non sei per niente simpatica. È divertente. Avevo... basta. Chiudi quest'acqua e non utilizzarla mai più. Avevo pulito lo specchio esattamente 2 ore fa. E ora guarda che hai fatto. Tu sei una bambina maleducata. 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 Oh, maleducata. Adesso basta. Oh. Finalmente! Ma quanto tempo mi fa aspettare? Sarà stata mezz'ora in bagno. Ora posso fare pipì in santa pace. Che c'è? Devo entrare! Sto facendo pipì! No, 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 esci! Ma sei appena stata in bagno! Esci ora! No! Esci! Sto facendo pipì, ho detto! Entro. Oh no, non entrare! Entro. Non entrare! Entro. Non farlo! Devo togliermi assolutamente la maschera perché sennò mi verranno le rughe. Sono passate 10 minuti e 25 secondi. Devo toglierla, devo toglierla. Devo toglierla, devo toglierla. Ma che cosa ti sei messa in faccia? La mia maschera di bellezza anti-rughe, anti-vecchiaia, anti-brufoli, anti-anti. Ah, sì. Anche anti-anti. Sì. Lo sai chi sembri? Chi? SpongeBob. Una spugna, sembri una spugna. Che schifo. Ma perché ti metti ste cose in faccia? Perché almeno io da vecchia sarò bellissima. Tu orribile. Beh guarda, io non mi sono mai lavato la faccia in vita mia, eppure sono la persona più pulita del mondo. Che schifo. E senti, una volta che finisci di toglierti questa maschera te ne puoi andare? No. Come no? Ehi, come no? Io devo fare pipì e poi devo farmi i denti. Devo fare il mio trattamento di bellezza. Oh, uffa, però non è possibile, abbiamo un solo bagno. E se tu ci passi 3 ore a me non resta nemmeno un minuto. Ah, sai come fai ad usare il bagno prima di me? Ti devi svegliare prima di me. Ma se tu entri in bagno alle 6 di mattina? Svegliati alle 5:30. Guarda la mia faccia com'è riposata, rilassata, bellissima. Sì, ma ti sembra normale che tu entri in bagno alle 6 di mattina e noi dobbiamo essere a scuola alle 8? Cioè, ti rendi conto? Mi posso svegliare alle 5:30 io? Sì, Matti, ti puoi svegliare alle 5:30 e non rompere. Oh, che fatica la vita da fratelli. È il momento della mia dose giornaliera di crema antirughe. Dovete sapere che io ormai ho 80 anni, non si mette. E ormai sono vecchia e devo mettermi la crema antirughe. So che... Caro! Un po' più piano, per favore! So che voi giovani falsacchiotti non ve la mettete, ma io devo per forza. Oh. Ma quando ti sveglierai? Dobbiamo andare alla messa! Caro! Il solito dormiglione! Per questa volta ti perdonerò, ma non provare mai più a sporcare lo specchio. Ok. Adesso fai la brava bambina e laviamoci i denti. Ma io non so che cos'è questo. Allora ti faccio vedere subito. No, così rompi la fotocamera! Allora prendi quello. Benissimo, adesso attacchiamo lo spazzolino qui così. Brava piccola Ninna. Stacca il tappo, molto bene. E il tuo spazzolino è pronto per essere usato. No! Stoppa! Metti il dentifricio sullo spazzolino, no, piccola. No, il dentifricio sta di mento, a me non piace. Ma è buonissimo, è freschissimo. Ma non mi piace. Non fa niente, lo devi mettere comunque perché sennò i denti non si puliscono. Adesso posizionalo lì, bravissima, sulla punta. Un fatto. No, non ne hai messo proprio, Ninna. Perché non comprate quella alla fragola? Coraggio, baby Ninna, al supermercato c'era solo questo. Oh, ecco qui. Va bene, dai. Per oggi così poco può bastare. Ora, metti prima lo spazzolino in bocca e poi accendilo. Eccolo! È divertente, vero? Ah! Dovresti anche cambiare posizione. Ah. Esatto, brava. Sopra, sotto, destra, sinistra. In qualsiasi posizione, capito? Basta! No, dovresti farlo per 2 minuti, in realtà. Ah.
che fatica la vita da genitore! Vedi, non è che ci voleva tanto, mamma mia, oh, ci ho messo 10 minuti a prepararmi, sono pronto per andare a scuola. Oh! Dovete sapere che di mattina devo scaldare le mie corde vocali e quindi devo fare questo concertino qui. Ora però devo continuare a prepararmi, se no farò tardi a scuola. Devi essere la bimba più bella del mondo a scuola, quindi ti pettinerò i capelli. Aia! Aia! Sto facendo pianissimo. No, mi hai fatto male, mi hai tirato i capelli, mamma è più brava. Lo so, ma mamma in questo momento è al lavoro, quindi devo farlo io. Allora, Nina, raccontami, che materie avrai oggi a scuola? Allora, avrò italiano, disegno e ginnastica. Oh, e adesso i capelli ti stanno facendo male? No. Vedi? L'importante è distrarsi un po'. Aia! Come ci siamo arrivati in questa situazione? Non lo so. Ero io che dovevo pettinarti per andare a scuola. Io non vado a scuola. Sì che vai a scuola. No, io sono grande, vedi? Ma sei una bambina. Faccio la parrucchiera. Fai la parrucchiera? E allora dai, fammi un bel taglio all'americana. Vado a prendere le forbici. No, stavo scherzando. Però devo ammetterlo, per essere una bimba baby piccola piccola non sei affatto male. Aspetta, no, mi devi pettinare dall'altro verso. Ninna, non fare la maleducata! Non fare la bimba maleducata, risistemami subito i capelli! Grazie. Aia! Aia! Muoviti! Non ho voglia! Muoviti! Non voglio! Non puoi andare a scuola che puzzi! Uffa però! No, io non sto puzzando! Io sono profumato! Ognuno è profumato a modo suo, no? Allora, intanto togliamo questo. Perfetto! Ora ci facciamo una bella maschera di bellezza. Cosa? Non provarci nemmeno! Queste occhiaie sono inguardabili. Ma che cos'è quella cosa? È un pesce? Sì, è un pesce. Mi stai per mettere un pesce in faccia? No, chiudi. No, ma cos'è? Congelata! È congelata! Cos'è questa roba? Ehi, sembra una mini balena questa cosa. Ma sì, a cosa serve? Ecco qua, Matti. Ora sei pronto per andare a scuola. Tra 10 minuti però, perché ancora non puoi uscire così. Io me la levo. Io no, me la levo. No, devi tenerlo 10 minuti. Oh, no. Adesso posso andare via? No, basta. No. Aspetta, alza le ascelle. Ok, uno qua e uno qua. Perfetto. Non ci posso credere, Ninna. Tu sei una maniaca del pulito. Sì, e tu sei un puzzolente. Uffa, però io non ti sopporto. Tu non sei come me, non sei mia sorella. No, sei tu che non sei mio fratello. Io sono pulitissima, carinissima, proprio come mamma e papà. Tu sei stato adottato. Ora esci dal bagno e ritorna tra 10 minuti, che io ancora devo finire, eh. Mi stai facendo perdere tempo. Cos'è successo? Cos'è successo? Oh, mi ero addormentato. Oh, sono in bagno? Non me lo ricordavo. È vero. Devo tagliarmi i baffi. Dovete sapere che curo i miei baffi ogni singolo giorno alle 7:30 di mattina per averli sempre precisi al 100%. E uso queste forbicine. Ogni peletto deve essere perfetto. Vedete? Così. Oh, guarda, questo è molto lungo. Deve essere tagliato. Tagliato subito. Quanti peletti in eccesso oggi. Zac, 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 zac. Mamma mia, oggi stiamo dando una bella sfoltitina. E voi? Ve li tagliate i baffi? Ah, giusto, voi non avete i baffi. Ok, perfetto, molto bene. Direi che questa sfoltetizzititrichititi è perfetta. Oh, bene. Vi piacciono?
Non ci ho mai provato, ma dato che mi diverto a fare queste cose, quasi quasi mi taglio anche un capello, così. Oh, guarda, mi sono tagliato i capelli. Non devo dirlo a mia moglie, se no si arrabbierà. Io, da grande, volevo fare il parrucchiere. È per questo che mi piace tagliare le cose. È il momento di fare la pipì. Falla. Non mi viene. No, la devi fare, perché poi dobbiamo fare un lungo viaggio in macchina. Ma non mi viene. Concentrati. Di più? Di più? No. Niente? No. Allora fammi pensare. È un po' imbarazzante, però. Pss, pss. Che cos'è? Il serpente? No, è tipo, no, è il rumore quello che ti fa, aiuta a fare pipì. Pss, 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 pss. Ci stai riuscendo? Ci stai riuscendo? Non mi scappa, non mi scappa! Guarda che se poi entriamo in macchina e dopo 2 minuti mi dici che ci dobbiamo fermare al bar a fare pipì, mi arrabbio. Ok? Ok. Allora adesso andiamo e tu non mi dirai che devi fare pipì. Va bene. Andiamo. Sei pronta ad andare a scuola? No, io non voglio andare a scuola, per favore. Dai, fidati, no, che per poi favore. Ma poi ti divertirai. Guarda, ho scelto anche il vestito che ti devi mettere. Adesso togliti il pigiama. È brutto. Ma come brutto? Questo è il tuo preferito, quello no, azzurro. No, io vado in pigiama, no. Vado in pigiama, guarda che bello, no. È grigio con il cane. Minna. Dai, toglitelo e mettiti questo. No. Dai, Minna. No. Non facciamo il capito. Non voglio tagliare. Minna, se tu vai a scuola con il pigiama, ti mettono una nota. Non è vero. Sì. No. Me l'ha detto la maestra. No, sì, no, no. Adesso la chiamo. No, non piangere però. Non piangere. La mamma è più brava. E intanto ti sto aiutando io. La mamma è al lavoro. Va bene, allora porto Willy a scuola. No, non puoi portare. Lo porto. Non puoi portare sì, il gatto a scuola. Sì, lo porto. Andiamo a scuola no, insieme. No, non prego. Può andare a scuola. Lui è un gatto, deve rimanere qui a casa. Adesso prendiamo lo zainetto e andiamo a scuola. Fidati che ti divertirai. No, non piangere, non piangere, non piangere. Secondo voi, Matti, io, questa persona che avete davanti, mi vendicherò per queste cose balene strane che mi ha messo in faccia? Ve lo dico io, sì, assolutamente sì. È con la cosa peggiore e che soprattutto Ninna odia più di tutti. Seguitemi. Ehi, Ninna, senti questa! Tenevo questa puzzetta da un'ora. Sono quasi pronta, ma per essere al 100% bella devo farmi un selfie prima di andare a scuola. Allora sistemiamo qua i capelli. Sistemiamo. Selfie. 1, 2, 3. Almeno 10, Ok, perfetto. Così. Ci sono. Posso andare a scuola. Le vendette non sono finite. Ti piace stare al bagno? Ti diverti a passare ore e ore e ore? Beh, sai che ti dico? Chi di bagno ferisce, di bagno perisce. Ti auguro di passare una bella giornata in bagno, Ninna. Ops. 7:47, pronta per andare a scuola ed essere fantastica. Dicevo, ed essere fantastica. Matti! Matti, si è chiusa la porta, mi puoi aprire? Matti! Oh no, farò tardi a scuola, Matti! Matti! Aiuto! Chiudi gli occhi, chiudi la bocca e adesso spruzza 2 puff di profumi. 2, 2, 2, basta, basta, cosa stai facendo? No, 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 basta, smettila! No, non farlo più! No, Ninna, non puoi ogni volta finire un profumo al giorno, però! Scusa, che mamma se lo mette così? Vabbè, non seguire l'esempio della mamma. Non hai idea di quanti soldi mi ha fatto spendere in profumi. Tu invece sei una bimba più brava e ti spruzzi solo il profumo necessario. Adesso ti faccio vedere la quantità di profumo giusta che devi mettere. Guarda. No, ancora! Sei pronta, Ninna? No, voglio diventare una mummia.
giorni. La macchina è di sotto, prendo le chiavi e arrivo. No. Ma cosa stai facendo con la carta igienica? Sto studiando le mummie. Ma ti ho detto che la macchina era pronta, dovevamo andare a scuola. Ora faccio una cosa che mi ha insegnato la maestra. Non sono riuscita. Uffa, ma la maestra mi ha mentito. Ora la devo fare, la devo fare. Sistemata e pronta per andare, solo che devo togliermi l'apparecchio, quello per i denti, che porto per non farli cadere. Ora mi sentirete parlare un po' male, ma questa è la mia vera voce. Prima di togliermi l'apparecchio devo lavarmi le mani. L'igiene è la cosa migliore che si possa essere nel mondo. Dovete sapere che in realtà i miei denti sono finti. In realtà porto la dentiera, che però è attaccata talmente bene che devo mettere questo apparecchio per mantenerla. Laviamo le mani. Ora dobbiamo sciacquarle. Lava le mani. Lava le mani. Asciughiamo bene. Devono essere perfettamente asciutte per rimuovere il mio apparecchio del igiene dentale. E voi postate un apparecchio? Andiamo a rimuovere l'apparecchio. Tolto. Riponiamo l'apparecchio nella sua custodia. E ora l'ultimo tocco prima di uscire. Un buon profumo profumato. 1, 2, 3. Basta così. Andiamo.